...e vi mostrerò il risultato! ...e vi mostrerò Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Tsubasa Dream Team siamo tornati con l'anniversario di Dream Team anniversario che... Ha un po' faticato, sta un po' faticando in realtà a decollare, però se non altro questa settimana la club diciamo che ha leggerissimamente corretto il tiro per far sembrare questo anniversario qualcosa tipo una cosa vagamente simile ad un anniversario, cosa che effettivamente per la prima settimana non è stato, sostanzialmente per. Per nulla, e una di queste novità, appunto, è il ritorno della Dream Cup. Dream Cup che io mesi mesi fa ormai eh, definì la modalità PvP più bella esistente e possibile per Capitan Suvasa Dream Team. Per chi non si ricordasse o per chi non sapesse come funziona. La Dream Cup sostanzialmente è una modalità PvP dove noi andremo a giocare contro altri utenti. È un misto tra le attuali coppe e le vecchie coppe di qualche mesetto fa fino a maggio, diciamo, ovvero non utilizzeremo i nostri giocatori, ma dovremo formare. Una squadra, la squadra migliore possibile, eh, utilizzando i giocatori che il gioco stesso ci metterà a disposizione. Quindi ci sarà anche da ragionare tanto a livello di team building, a differenza delle coppe normali. Qui le abilità di squadra. E le abilità latenti saranno, eh, saranno attive, quindi anche i bond e tutto quanto. Bisogna tenere d'occhio un attimino anche quello. Ehm, le tecniche saranno S50, S70, B60 e C40 per la parte finale della Dream Cup, che non è quella che noi andremo a giocare per prima. Mentre invece per le eliminatorie S10 a 30, B35 e C30. Poi per la Dream Challenge Cup. Uh, S5, A25, B25, C20. Che differenza c'è tra campionato, eliminatorie e Dream Challenge Cup? La prima settimana, che non è questa, perché parte da settimana prossima, la Dream Cup: noi giocheremo le eliminatorie. Se riusciamo a passare le eliminatorie, che sostanzialmente. Sono sempre state qualcosa tipo per scremare gli account inattivi, però non è necessariamente così anche, eh, anche, per, questa, anche per questa modalità. Eh, passando l'eliminatoria, dicevo, ci daremo alla parte finale che è il campionato della Dream Cup, se invece non passiamo le eliminatorie andremo alla Dream Challenge Cup. Naturalmente, il campionato della Dream Cup. Avrà un livello di competitività maggiore, ma avrà anche delle ricompense maggiori. La Dream Challenge Cup avrà delle ricompense minori perché il livello ovviamente sarà un attimino più basso. Ribadisco: questo evento non inizia questa settimana, la Dream Cup, della Dream Cup inizieranno settimana prossima. Quindi abbiamo un attimino di tempo per come dire per preparare la nostra squadra eh, a dovere e stazione Dream Championship 2023 anche questo qua è solo un preavviso arriverà al 10 quindi arriverà nella giornata di domenica alle 4 del pomeriggio di domenica questa la mettono più o meno tutte le volte tutti gli anni eh, sarà un banner contenente alcuni alcuni dei giocatori eh, più utilizzati durante la Dream Championship negli anni scorsi è Quasi sempre è stato un banner abbastanza scam, tutto sommato, non per altro, ma perché eh, comunque si trovano giocatori che non è detto che abbiano una durabilità effettivamente così elevata. Alcuni li mettono dentro buoni, altri meno buoni. Vedremo, comunque domenica pomeriggio alle 4 eh, ci sarà tutto più chiaro. Informazioni d'aggiornamento, in realtà non c'è nulla. nulla. Eh, Festival Rising Sun per la Dream Team Cup. Questa non me la ricordo, partite online, va bella, sostanzialmente la Dream Team Cup, perché hanno fatto due, due notifiche uguali per la stessa cosa, ah ecco una cosa buona della Dream Team Cup se non altro che si portano a casa delle Dream Ball facili ragazzi, quindi indipendentemente dal fatto che a voi piaccia o meno il PvP di questo gioco, le partite giocatele, giocatele perché... Uh, le dream ball soprattutto durante l'anniversario fanno, fanno comodo a tutti scenario di aspigionamento delle abilità latenti per uh, Ken che serviranno per il nuovo Wakashimazu uh, Dream Collection, lo scenario ammetto candidamente di non averlo ancora giocato quindi non vi so dire se sia facile o se sia difficile è uno scenario con il terreno sconnesso quindi occhio a quali giocatori mettete in campo prendono bonus i giocatori di tipo tecnico e i giapponesi del Rising Sun quindi l'ideale sarebbe avere dei giocatori giapponesi del Rising Sun immuni al terreno sconnesso e credo che in questo caso, forse, l'ultimo Aoi che era uscito che ci siamo schifati tutti qua, effettivamente farebbe abbastanza comodo. In realtà. Giocatori giapponesi del Rising Sun di tipo tecnico, anche se non sono eh, resistenti al terreno sconnesso, comunque dovrebbero farcela abbastanza agevolmente. Giocatori anche non giapponesi, ma di tipo tecnico e che siano resistenti al terreno sconnesso, dovrebbero farcela in maniera altrettanto, eh, altrettanto valida. E me ne vengono in mente effettivamente più di un paio che potrebbero fare al mio caso. Poi, ripeto, di per sé l'evento non so quanto sia difficile, ancora non l'ho giocato. Quindi... Non prendetevela con me se poi è tipo semi impossibile. Allora, l'organizzazione dei giocatori hanno reworkato un botto di giocatori. Non andremo a vederli tutti, facciamo giusto una panoramica eh, generale. Però per una volta tanto sono stati di parola, nel senso che avevano detto che avrebbero reworkato dei vecchi giocatori per fare in modo che fossero, non dico forti tanto quanto quelli nuovi, ma comunque alla loro altezza. Eh, altezza. Ed effettivamente... Effettivamente, visti così, pare che abbiano fatto un lavoro discreto. Robson, Dream Collection: questi sono tutti in retappa assieme a Ken nella sua Dream Collection. Robson, difensore di tipo tecnico, gli hanno messo il 28% di, di super solidarietà con tre o più giocatori di tutti i colori. Blocco automatico al 100%. Vabbè, le tecniche sue sono già state potenziate. E vedete che a livello di statistiche gli hanno piazzato un 55k di difesa con un 42,6 di attacco. Quindi, insomma, non è che gli hanno fatto un reworkino brutto. Maestro dei pronostici al 30%, 30% di autoscudo. Viva le debuff Annulla fino a due sigilli delle abilità speciali che ha subito Quindi non dovete neanche segnargli niente Per di più intercettazione automatica al 50% È forse più bello Robson di Ken Per quello che riguarda la Dream Collection Che visto così ha fatto veramente un difensore con, con i controcavoli Questo Xiao ammetto candidamente Che io non me lo ricordo Cioè giuro non mi ricordo quando è uscito questo Xiao se ho capito, offensivo e difensivo. Tutti i giocatori previ il 24%, assistenza. Quindi, quando un alleato affronta un contrasto difensivo da solo entro un certo raggio, partecipa anche lui al, 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 al matchup, combinazione in velocità. Che mi sembra generica, non credo che richieda dei giocatori particolari. Tiro del grande dragone era quello che invece andava fatto in combinazione con. Non mi ricordo se era Tsubasa o, eh, o Yuga, vabbè dettagli, basta entrare poi a vederlo un rapido, intercettazione, bonus vettore del contrasto, se vince un contrasto tutti i parametri più 30%, quindi l'ideale sarebbe salti un uomo salti un giocatore e tiri, se ci sono più due giocatori non giapponesi, parametri tutti i giocatori della squadra più 7%, è un bond bello ed è facilmente attivabile range del movimento dell'1-2 più 100%, lo dicevo prima, salti un uomo, se in area di rigore e tiri con il bonus del 30% e 100% di auto intercetto e se ha al meno un punto di stamina può usare le tecniche speciali alla loro normale potenza. Poi hanno reworkato anche Akai. Che credo che tra tutto questo pacchetto sia l'unico giocatore che ho già a disposizione. Difensore centrocampista difensivo di, di tipo agilità con 5 più giocatori giapponesi tipo agilità, tutti i parametri 28%, ottimo per un eventuale monocolore. Contro centrocampisti offensivi e centrocampisti difensivi i parametri più 20%, quindi, forse sarebbe stato meglio, in questo caso, metterlo da CD che da difensore, visto che altrimenti i CD avversari non li vede manco con il binocolo. Ehm, contrasto di tipo S il resto ha insegnato tutto anche lui. Un 7% abbastanza facile. Bastano tre giocatori eh, giapponesi. Annulla un sigillo delle, abilità tec delle tecniche speciali che ha subito. Se prevede vince un contrasto, maestro dei pronostici 15%. Buono comunque. Tecnica speciale di contrasto più 10%, un falegname praticamente. Consumo di stamina dell'avversario con cui viene il contrasto 10%. Non è bello quanto Robson. Bis bisogna essere onesti. Eh. Non è bello quanto Robson. Il maestro dei pronostici è più debole. Le statistiche comunque sono un attimino: anzi, più che un attimino più basse. Sono tanto più basse. È vero che il suo 20% sarà quasi fisso. Quando, se non altro, lo si metterà eh, a centrocampo. Ma per esempio, in difesa, sarebbe stato meglio mettergli un CA e attaccanti, non un CA e CD. CA e CD lo tiene vincolato, secondo me, al centrocampo, e purtroppo gli manca l'auto intercetto per essere particolarmente buono. In quel ruolo, non mi ricordo se effettivamente ho anche questo guardiola, questo, questo grandios, vabbè, centrocampista offensivo, difensivo, tipo tecnico, giocatore in giapponese 26%, maestro dei pronostici al 35%. Qua statistiche, ok, un attimino più equilibrate perché lui oggettivamente deve effettivamente. Deve oggettivamente ed effettivamente occuparsi anche della fase offensiva lui quando era uscito io mi ricordo che era comunque un gran bel regista 7% a contrario giocatori non giapponesi di tipo tecnico quindi anche in questo caso facile da attivare Rivaul parametri più 2,5% non tantissimo oggettivamente però se giocate con Rivaul Va bene. Quando rival della tua squadra effettua intercettazione automatica al 70% attivare la tecnica speciale. Se giocate con rival, questo va molto bene. Si gira una tecnica speciale dell'avversario. Ehm, con cui viene il contrasto, probabilità di attivazione al 50%, anche lui purtroppo al pari di Akai. Secondo me, per il ruolo di centrocampista difensivo, soffre un attimino tanto la questione di non avere un auto intercetto. Tiger Bran, non mi ricordo se questo ce l'ho o meno. Sì, mi sembra che l'avevo trovato con i ticket dell'anniversario dell'anno scorso. Eh, Multiruolo: Difensore, centrocampista offensivo centrocampista difensivo, tipo agilità. Giocatore non giapponese, tutti i parametri: 26%. Colpo vigoroso: Maggiore la stamina, maggiore la potenza della tecnica speciale. Io mi questo mi ricordo che quando era appena uscito, pronti via, a stamina piena, faceva letteralmente qualunque cosa. Non è tanto difensivo in realtà, perché comunque 38,6 in difesa. Non è tanto, eh? anche aumentando la potenza delle tecniche speciali parte comunque bassoccio. Però da centrocampista offensivo, insomma, parte con un, 43, con un 43 e 100. Se si aggiunge anche il 50% alle tecniche speciali, qualcosina effettivamente riesce a fare. Se ci sono troppi giocatori non giapponesi di tipo agilità, parametri tutti i giocatori della squadra, più 7%, quindi stanno regalando 7% praticamente da chi, a chiunque in ogni dove. Uno scudino del 4,5% volendo, eh, quindi è carino perché lui tra, tra Bond e Scudo, se si riesce ad attivare tutto quanto, riesce ad avere l'11,5%. Più 5% al suo amichetto Kals. Linea diretta, quando Schneider alleato riceve un passaggio a Tiger Bran, i passaggi aumentano del 7% alla scelta dei prossimi comandi contro Yuga. Perché sì! Parametri più 20%, questo potrebbe essere particolarmente utile se da qui alla fine dell'anno uscisse magari, che ne so, uno Yuga Dream Fest nuovo o se la club decidesse... Magari eh di reworkare qualche Yuga Dream Fest vecchio, chi ce n'è uno in particolar modo con cui io sono molto affezionato, che voi conoscete bene, che meriterebbe effettivamente un rework. Ora, occhio alla Dream Collection, perché quest'oggi c'è la prima parte della Dream Collection, che in realtà durerà parecchio, perché durerà comunque fino al 17 dicembre, quindi uff, hai voglia. Perché dico la prima parte? Perché in teoria questa Super Dream Collection dovrebbe avere due banner, come avete visto dal video introduttivo ci sarà un banner di Wakashimazu, e uno di Salinas. Tuttavia, quello di Salinas uscirà lunedì. Non esce oggi. Quindi, occhio andare di overconfidence nel pool, vedendo. Ah, ma tanto c'è solo Wakashimazu. Beh, che non è detto che magari lunedì con Salinas non esca qualche altro giocatore. Che magari non decidano di reworkare anche altri giocatori che possono magari essere più interessanti rispetto a quelli del banner di Wakashimazu. Ad ogni modo, il banner di per sé è clamoroso, non tanto per i giocatori in retap che sono quelli che abbiamo. Uh, che abbiamo appena citato, ma perché intanto è un banner al 6%? Ok, i rate up in realtà sono sempre 0,42. Ok, quindi che sia un banner al 3%, che sia un banner al 5%, che sia un banner al 6% o che sia un banner al 10%, come è successo nell'anniversario di giugno. Per quello che riguarda i rate up, ricordatevi sempre che a noi non cambia nulla. Perché ogni singolo giocatore in rate up comunque ha sempre lo 0,42% di probabilità di essere estratto. Questo 6% è dovuto al fatto semplicemente che ci sono più giocatori in rate up rispetto al solito. Avete visto che sono tantini, e quindi hanno dovuto un attimino al il rate complessivo degli SSR generici però per quello che riguarda il rate up ripeto ragazzi tranquilli che è sempre uno 0,42% perché questo banner però è dannatamente conveniente la formula di questo banner per quello che riguarda Dreamfest e Dream Collection credo che sia la migliore mai proposta dalla club nell'arco di questi sei anni sei anni e mezzo se contiamo la versione global partendo dal eh, dal Day One della versione giapponese perché oltre ad, appunto, ad, avere, ad essere comunque un SSR al 6% noi abbiamo al secondo step un SSR garantito e al quarto step un'estrazione gratuita per cui il PT rimane a 1150 Dream Ball non è a 1500 il PT rimane a 1150 Dream Ball come per i classici come è sempre stato per i classici Super Dream Fest e Super Dream Collection la differenza è che una volta arrivati al quarto step si ricomincia da capo, e sostanzialmente ogni due step. Al, o meglio, non ogni due step al secondo step di ogni giro, noi comunque avremo sempre un SSR garantito. In realtà ci cambia relativamente poco perché anche nell'SSR garantito, come potete vedere, le probabilità di ogni singolo giocatore sono comunque sempre dello 0,42%. però però, intanto, intanto ci sono. E, ok. Per il video direi che possiamo chiudere qua, le, not le notifiche, le notizie bene o male erano queste, vi faccio il pool, il pool da 10 in chiusura, quello gratuito giornaliero visto che ancora, ehm, che ancora non l'ho fatto e poi guardo Wakashimazu perché effettivamente Wakashimazu è quello che andrebbe analizzato perché è il giocatore nuovo per eccellenza, oh va che mi portate bene, finalmente qualcosina da questo banner, oh, addirittura pure i ricordi. Però sto banner mi ha dato solo schifo, letteralmente, ma proprio il peggio schifo. Vediamo se magari mi fa. Per il video mi fa un'eccezione. All'ultimo! Cioè, proprio me lo vuol tenere lì. Se manco fosse chissà che cosa posso trovare qua dentro. Ma vabbè, ok. Poteva essere peggio, eh. Poteva essere peggio, big dick, un big dick di, 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 di riserva fa sempre, fa sempre comodo, certo fosse stato new magari sarebbe stato ancora meglio. Allora dicevo prima di chiudere vediamo un attimino com'è Wakashimazu. 1299 punti di stamina il Giappone del Rising Sun portiere di tipo resistenza 45800 punti dei salvataggi 54200 della forza fisica è abbastanza equilibrato eh, tra, contra tra, tra contrasto e resistenza stavo per dire, ciao tra pugno e parata vedete che è più incentrato naturalmente sulla parata però la differenza tra parata e pugno non è tantissima e anche la differenza tra maestre e velocità tutto sommato è abbastanza contenuta sono quasi uguali quindi lui è leggermente meglio nella parata Piuttosto che nel pugno, ma può tranquillamente usare sia una che l'altra. A suo piacimento. Eh, con troppi giocatori per ogni tipologia. Vabbè, super solidarietà super solidarietà al 28%, classica. Eh, forza totale, maggiore la, eh, la stamina, maggiore il bonus ai parametri, massimo 10%. Eh, qualcuno si era lamentato perché dicevano però Salinas ha il 30%, sì però il, quello di Salinas è situazionale, mentre invece, perché se non ricordo male, Salinas era tipo per i tiri, non so se era per i tiri da fuori aria o per i tiri rasoterra, adesso non, non mi ricordo, sinceramente lo vedremo poi con calma lunedì, non è importante in questo momento. La cosa importante in questo momento è che sì, effettivamente Salinas ha un bonus maggiore, ma il bonus di Salinas non si attiva sempre, è situazionale e può essere aggirato quello di Wakashimazu invece non può essere aggirato, parte dal 10% ma man mano che si stanca sta ver scala verso il basso ma comunque fino a quando lui ha stamina anche poco che sia, ma un piccolo bonus ai suoi parametri comunque lui ce l'ha sempre forse anche per questo motivo che i parametri generali di Salinas dovrebbero essere leggermente superiori rispetto a quello di Wakashimazu comunque la nuova parata l'avete visto Vista nel video introduttivo, il salvataggio sprint, parata che per la cronaca effettua uh, nella partita del Rising Sun, semifinale delle Olimpiadi contro la Spagna in uscita su Fernando Torres. Tra le altre cose, se non ricordo male, poi comunque anche un contrasto. Uh, di tipo S, già incorporato. E anche un blocco solido, ovvero una seconda parata che consuma un attimino meno di stamina per venire incontro alla sua passiva forza totale. La club gli ha anche inserito un consumo di stamina ridotto, consumo di stamina per le tecniche speciali meno 10%. In tal senso, è ottimo che lui, da questo punto di vista, sia un portiere ibrido, cioè che non abbia troppa differenza di statistica tra parata e respinta. Perché sapete che le tecniche di respinta in questo gioco consumano molta meno stamina rispetto a quelle di parata. Quindi, se voi siete abbastanza. Sicuri di riuscire a parare un determinato tiro potete tranquillamente andare di respinta ottenere lo stesso effetto a meno che la respinta poi non vada a finire un avversario c'è sempre quel rischio eh, consideratelo però in quel caso risparmierebbe ancora più stamina e riuscirebbe a um, come si dice a tirare ancora più a lungo con la sua con la sua passiva comunque ha maestro della parata che è abbastanza broken come abilità latente lo sapete quindi lui sostanzialmente quando utilizza una tecnica di parata e non di respinta i casi sono due o la para o subisce gol fine no in realtà può anche essere sbalzato via e l'avversario prendere palo cioè c'è effettivamente anche quella, quella probabilità però è assai remota Annullamento del sigillo, annulla fino a due sigilli delle abilità speciali che ha subito. In realtà, questa cosa per lui è abbastanza inutile, devo essere sincero: avrei preferito gli mettessero una qualunque altra cosa. Perché uno dice, eh, vabbè, almeno non devi insegnargli 1800 abilità diverse. Però, lui è un giocatore sul quale insegnargli 1800 abilità diverse è conveniente, perché a seconda dell'occasione, voi potete scegliere eh, la parata o la respinta migliore per risparmiare quanta più stamina possibile e tirare più a lungo per la sua, per la sua passiva. Quindi, in questo questo caso non ce la vedo particolarmente utile anche perché comunque lui ormai sia per quello che riguarda le tecniche di parata che per quelle di respinta ne ha tante a disposizione abbastanza valide gli avrei oggettivamente messo messo qualcos'altro magari messo qualcosa appunto sulla respinta visto che è un portiere ibrido però comunque questa opinione mia personalissima libero di, di sbagliarmi chiudo il video dicendo che nella giornata di oggi, penso, non so se già nel tardo pomeriggio o in serata dopo cena, questo ancora devo, eh, devo stabilirlo in comune accordo con la mia consorte, ci sarà una tripla live. Quest'oggi l'ho già accennato ieri, chi segue su Telegram già lo sa. Comunque ci sarà una tripla live. Si comincerà con con Fantastic Days perché oggi hanno messo eh, hanno introdotto i personaggi Forbidden in realtà oggi c'è solo acqua comunque è il primo di quelli che, che arriveranno che comunque sono personaggi abbastanza masteva, abbastanza sgravi e quindi poi io quando posso tornare su Konosuba lo faccio sempre anche molto, molto volentieri, quindi iniziamo con Konosuba Fantastic Days. Proseguiamo con Captain Subasa Dream Team. In realtà sarà una live Molto veloce, più che altro per fare quattro chiacchiere per, eh, con voi per capire come sta andando. Uh, questo, questo anniversario, sapendo un po' come sono andati uh, i vostri pull Io ripeto, io non andrò a pullare per Wakashimazu Perché di, del banner di Wakashimazu Forse quello che mi servirebbe di più Paradossalmente è Robson Sembra quasi una battuta Però gli altri tre giocatori Già li ho Il mio portiere della monoresistenza è Gino, bene o male Già ce l'ho Non sarà magari forte come Wakashimazu Ovvio Però comunque tiene ancora botta E tiene ancora botta bene A me in questo momento serve un portiere di tipo agilità Salinas sarà di tipo agilità quindi i miei pull li terrò per lunedì. Farò un'altra live lunedì per pullare per, eh, per, per, per Salinas. Poi anche lì andremo un attimino a vedere eh, l'orario. Terminata la live di Captain Subasa Dream Team, passeremo a Captain Subasa Ace. In questo caso, vabbè, oltre ad aver capito un attimino meglio come funziona, eh, come funziona il gioco un attimino meglio, eh, perché comunque parliamo di un gioco uscito da, da tre giorni, eh, lì sì, lì faremo tre pull su L'Uomo Vero, sperando che ci dia qualcosa, e anche il nostro primo pull con le palle dorate per, per Tsubasa, anche se in realtà tutti mi stanno dicendo, no Bard, tienile da parte per qualcos'altro, eccetera, eccetera, facciamo prima quelle di Shizaki e vediamo come va con, con i Shizaki poi eventualmente vediamo come se farlo o meno per Tsubasa però io al momento sono abbastanza confident nel, nel pullare anche, anche eventualmente su bannerino con Tsubasa ripeto non so ancora l'inizio d'orario eh, delle varie live avviserò su Telegram quando, quando queste inizieranno E l'idea è avviso quando inizia la live di Konosuba termino la live di Konosuba avviso quando inizia quella di Dream Team termino quella di Dream Team avviso quando inizia quella di, eh, di Ace in modo che se a voi interessa solo una, una vi collegate solo ed esclusivamente a quella, a quella che vi interessa, a quella che preferite molto easy molto semplice ok dai ragazzuoli per il video di oggi era tutto in bocca al lupo a tutti quelli che, che staranno pullando che vorranno pullare per questo eh, per questo vocascimazzo ci vediamo eventualmente stasera in live oppure con il prossimo video. Per oggi era tutto, pace belli. Alla prossima.